Buongiorno a tutti da Corriamo, oggi ci colleghiamo direttamente con lo studio di Fulvio Massa, vogliamo sapere come si corre se si hanno dei dolori cervicali. A te Fulvio. Una delle patologie più frequenti della nostra società contemporanea è rappresentata dalle tensioni della muscolatura della rachide cervicale. Bene, sappiate che attraverso la corsa si possono alleviare queste tensioni, perché anche solo l'oscillazione morbida degli arti superiori può decontrarre l'area cervicale. Ma non basta. Se avete la pazienza di prendervi pochissimi minuti al termine dell'allenamento, potete dedicare ad esempio due o tre esercizi. Il primo di questi, con mani alle spalle, rotazioni ampie dei gomiti, contribuiscono a mobilizzare molto bene il cingolo scapolare. Oppure potete trovarvi una parete e fare delle semplici piegamenti delle braccia, anche questi in grado di mobilizzare bene le spalle e il cingolo, associati alle rotazioni della colonna cervicale durante la fase di piegamento. Buon lavoro! Grazie Fulvio, chiaro come sempre, noi ci vediamo domani!